Stefano, fresco di ritorno da Milano, sensazioni, hai metabolizzato il successo che hai avuto? Sinceramente non ancora. Ma intanto devi, per forza, perché adesso hai tanti impegni. Parecchi, parecchi, ma spero al più presto di rendermene conto. Ecco, parliamo ancora di questo successo. Sei finito, ricordiamolo, in questo concorso senza che tu avessi fatto cose particolari per andarci. Assolutamente no, l'unica cosa che ho fatto è aver realizzato questo bootleg un annetto e mezzo fa e poi tutto in automatico. Da loro è stato scelto, da gli altri è stato votato, tutti coloro ai quali ho chiesto aiuto, non solo la città di Sciacca, ma tutti coloro che mi conoscevano anche nei dintorni. Siamo riusciti dal nulla a superare tutti gli step e arrivare fin qui. Vogliamo ricordare che tu non fai soltanto bootleg, sei anche un compositore, hai fatto delle tue esecuzioni, dei tuoi brani. Sì, assolutamente, ho fatto dei miei brani, ho fatto dei remix ufficiali, con la musica faccio un po' di tutto, quasi 360 gradi. Il bootleg è, vabbè, un passatempo, un gioco, una passione. Però ti ha permesso di ottenere un riconoscimento importantissimo. Assolutamente sì, anzi, questo era il primo bootleg e finora, diciamo, l'unico, si può dire, che ho fatto, anche se in cantiere ce n'è un altro che potrebbe darmi soddisfazioni ancora più grandi. Quindi per ora magari manteniamo il segreto. Sì, per ora manteniamo il segreto per scaramanzia. Non è che ti monti la testa adesso? Assolutamente no, continuo a fare quello che ho sempre fatto allo stesso modo.